anni fa queste non avremmo mai immaginato di doverle utilizzare. Il 29 aprile 2018 avevamo in mente solo una cosa: andare a Ostia, tornare con almeno un punto e festeggiare la Serie C del Rieti. Serie C! Ce l'abbiamo in Serie C! Serie C! Batte il cuore come batte, stringo il petto, la mia mano è come una pioggia di stelle stanotte che cade giù. 75 punti in 34 partite, 22 vittorie, 9 pareggi e 3 sole sconfitte. Quel Rieti fece meglio di un'altra squadra marantoceleste che nel 2005 conquistò la Serie C2. Un organico importante, delle individualità eccezionali. Questo il segreto della promozione in Serie C del Rieti. Oggi ricorre una data particolare, sono 2 anni da quella bellissima giornata che ci ha regalato tante emozioni e a me personalmente è sempre Rieti perché era il mio secondo campionato conquistato con questa maglia che ho avuto l'onore di indossare e l'orgoglio di indossare e portare la vittoria per la seconda volta. E sicuramente quell'annata porta tanti ricordi. Sicuramente il primo è il gruppo, era un gran gruppo di amici prima di tutto e di uomini fuori dal campo e l'abbiamo dimostrato perché si vedeva in tutte le cene, anche in mezzo al campo l'aiuto che ci davamo l'uno con l'altro. Se devo ricordare un aneddoto di quella partita, sicuramente sicuramente il gol del Santo d'Oro, perché all'andata fu una giornata particolare per me, non sono potuto andare alla partita per caso di forza maggiore che mi ricordo a malincuore perché fu una data molto triste nella mia vita, però al ritorno mi ha regalato un gol che mi ricordo sbloccò la partita sullo 0-0 e quindi mi ha regalato tante emozioni perché era stata neanche a farlo apposta la stessa partita e quindi è un aneddoto che ricordo molto volentieri di quell'annata. E per il resto faccio l'augurio più grande a tutti i tifosi amarantocelesti di rimanere il più in alto possibile perché la categoria che merita questa città è quella lì, il professionismo. Ciao ragazzi, volevo salutare a tutti e ricordare i momenti belli che abbiamo passato insieme. È sicuramente è stato un gruppo stupendo. È uno degli aneddoti sicuramente tutti i ragazzi si ricordano era della barca mia del letto quando rimanevo a Rieti, sicuramente abbiamo passato momenti bellissimi. Un saluto a tutti, un abbraccio grande a tutti a Rieti. Ciao a tutti, oggi sono passati 2 anni da quella memorabile giornata d'Ostia dove abbiamo vinto il campionato. Una squadra di matti che era diventata una vera e propria famiglia, unita dentro ma soprattutto fuori dal campo. È stata una cavalcata incredibile, un'annata piena di soddisfazioni, piena di ricordi, vissuta in una città che ci ha fatto sentire subito a casa e che ci è rimasta a tutti nel cuore. Un abbraccio a tutti. Giocatori, storie certamente di uomini e di beniamini, storie soprattutto di gol. E ci sono 3 giocatori che forse più di tutti, grazie alla partita di Ostia, sono rimasti nella mente e nei cuori dei tifosi. A tutti i tifosi del Rieti, per me è un piacere ricordare la vittoria di 2 anni fa. Sono stati momenti bellissimi e che porterò sempre dentro il mio cuore. Di quel gruppo ricordo la grande compattezza, soprattutto fuori dal campo. E ho capito sin dalla prima cena con i ragazzi che saremmo riusciti a vincere quel campionato per il grande gruppo e lo spirito che si era creato. Sono arrivato a dicembre, però sono stati 2 mesi indimenticabili e quindi saluto tutti i tifosi con grande piacere e vi mando un abbraccio. Ciao a tutti, sono molto orgoglioso di partecipare a questo video ricordo in onore della vittoria del campionato di 2 anni fa a Ostia con la maglia marantoceleste che ho indossato per molti anni e con cui ho vinto i trofei più importanti della mia carriera. Quest'ultimo lo ricordo piacevolmente perché è stato raggiunto da una squadra forte e da una squadra fatta di amici.
che tuttora sento e che è entrata a far parte della mia vita. Ringrazio anche tutti i tifosi che ci hanno sostenuto per l'intera annata e anche la città di Rieti per averci accolto come se stessimo in una famiglia. Un ringraziamento veramente a tutti, un abbraccio e un saluto grande. Ciao! Ciao a tutti gli amici e tifosi di Rieti, spero voi stiate tutti bene in questo momento difficile. Vi ricordo con grande affetto perché quei due anni passati lì sono stati fantastici e avete accolto a me e la mia famiglia in modo eccezionale. Sicuramente, riferendomi a quell'anno della vittoria, vorrei ricordare comunque la vittoria del campionato, che è stata fatta perché c'era veramente un'unione di intenti, tifosi, stampa, veramente si era creato un qualcosa di magico che penso rimarrà nella storia dei Rieti. E io sono felice di farne parte. Un grande abbraccio a tutti. Una squadra dei record che riuscì a conquistare 16 risultati utili consecutivi dalla prima giornata al giro di boa. Merito di portieri, difensori, centrocampisti, attaccanti, guidati da un grande capitano. Ciao a tutti, oggi per noi è una data storica e volevo ricordarla insieme a voi. Ci tenevo a ringraziare tutti i tifosi Amaranto Celesti e tutta la città di Rieti. Per noi oggi è veramente una data da ricordare e volevo anche ringraziare tutta quella squadra, tutta quella famiglia e ricordargli che noi quel campionato l'abbiamo vinto prima in campo, ma soprattutto fuori dal campo, perché ecco, un aneddoto che mi viene in mente sono, per dire, tutte le cene che facevamo il giovedì. Quella squadra non era un gruppo, ma era una famiglia. E da là si è costruito fin dal ritiro un grandissimo rapporto che ci ha portato a vincere quel campionato, a dominarlo, perché è stato dominato, e sono ricordi che rimarranno sempre nel mio cuore. Ci tenevo, ecco, a ricordare con voi questo giorno, perché per me soprattutto, ma per tutta la città di Rieti, è storia. Quindi vi mando un grosso bacio, un grosso abbraccio e sempre forza Rieti, e un saluto dal vostro capitano. Ciao a tutti. Esattamente due anni fa Rieti vinceva il campionato di Serie D e io ho avuto la fortuna di far parte di quel gruppo. È stata un'esperienza bellissima che mi ha fatto crescere sotto il punto di vista sia calcistico che umano, e ancora oggi la porto dentro il cuore. E, per me Rieti è come una seconda casa e non smetterò mai di seguirla. Ciao a tutti e sempre forza Rieti. Intanto voglio ringraziare Cristian per questa bellissima iniziativa e poi niente, ricordare quel giorno insieme a tutta la città di Rieti, perché anche se sono passati due anni è impossibile scordarselo. Voglio solo dire una cosa, che nella vita e soprattutto nel calcio l'importanza del gruppo è fondamentale, e noi eravamo un gruppo di persone uniche, unite, e tutti volevano raggiungere l'obiettivo che era vincere il campionato. Questo è stata la nostra arma vincente. Poi voglio ricordare la città di Rieti perché sono persone fantastiche che ci hanno aiutato. Poi quell'anno è nata anche mia figlia, quindi ho un bellissimo ricordo. Speriamo tanto di vederci presto e un abbraccione grandissimo a tutta Rieti. Ciao ragazzi, Amaranto Celesti, oggi siamo arrivati a due anni da quel fantastico 29 aprile 2018 dove a Ostia abbiamo conquistato la promozione della Serie C. È una giornata fantastica, un anno fantastico e è passato a fianco a delle persone fantastiche. Un aneddoto particolare da raccontarvi penso non ci sia, perché tutto l'anno è stato fantastico e particolare. Particolari perché siamo arrivati alla vittoria del campionato. E detto ciò, niente, speriamo presto di poter tornare in campo per poter raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio anno. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, scegliere un solo aneddoto non renderebbe l'idea di quanto sia stato indimenticabile quell'annata, perché andrebbe raccontato un aneddoto per ogni compagno di squadra e ogni componente dello staff.
porto veramente tutti nel cuore, ma se devo sceglierne uno scelgo le sere del giovedì sera da Panevino Arrosticini, tutti insieme a mangiare e a cantare a squarciagola, sventolando fazzoletti, in quelle cene che ormai erano diventate un must, se il giovedì sera non venivi non facevi parte della famiglia. Ciao ragazzi, anche se il periodo non è dei migliori spero che stiate tutti bene, come ben sapete oggi è l'anniversario della vittoria del campionato, quindi ci tengo a ricordare i bei momenti passati insieme, dalla trasferta di Budoni alla diretta su Instagram durante la partita a Ostia, la festa in piazza a Rieti, è sicuramente una delle pagine migliori della mia vita, attualmente la migliore della mia carriera, e non posso che ringraziarvi delle gioie passate insieme, vi mando un abbraccio e vi saluto, ciao ragazzi. È quasi facile parlare di storie di gol, ma certamente più difficile parlare di chi invece una squadra la guida dalla panchina. Lui ha un nome e cognome, accettò la sfida quando ancora non si sapeva che fine dovesse fare il Rieti, se dovesse giocare in Serie D o in Lega Pro. A margine di un'estate di incertezza, lui comunque disse sì all'Amaranto Celeste, quell'uomo è Carmine Parlato. Mister, da subito ti chiedo, quando pensi al 29 aprile, quando pensi a Rieti, che ti viene in mente? È un percorso fantastico, ricordi indelebili, la passione e dico la gente, le persone che ho vissuto a Rieti, di una semplicità, di una genuinità pazzesca. Qual è stata la ricetta di quella stagione in cui riusciste a fare meglio di un Rieti che era già stato promosso dai promozionisti e in cui riusciste a fare anche 16 risultati utili consecutivi? Ma innanzitutto credo che ci sia stata l'intelligenza e la competenza da parte di Pierluigi e di Santo a confermare quel blocco squadra che era partito in ritiro, non si sapeva se era D o Lega Pro e quant'altro, e portare almeno la squadra in ritiro per cercare di capire poi dopo che categoria si facesse. Poi sono arrivato io e comunque il confronto fatto con Pierluigi è stato sempre un confronto molto rispettoso, chiaro, schietto e di reciproca, se vogliamo, rispetto nei ruoli. E lui, devo essere sincero, ha fatto in modo di darmi grande fiducia e di trovare quei tasselli che dal mio punto di vista per un percorso della Serie D mancavano sicuramente in quella squadra. Il momento che ricordi con più piacere oltre a quella festa del 29 aprile a Ostia? Ma è stato un po' tutto Christian, perché c'erano abitudini settimanali e domenicali che ti facevano vivere la partita, l'allenamento e lo stare assieme. La cosa che ho notato è che stavamo bene assieme, ci divertevamo assieme. Poi tutti i ricordi, credo che sì, è chiaro che c'è stata forse qualche partita sicuramente dove Budoni aveva dato qualche percentuale in più, però io credo che tutto il percorso sia stato tutto un percorso presa con grande responsabilità, ma allo stesso tempo con grande convinzione del gruppo, e partita dopo partita si vedeva che la squadra aveva voglia di imparare. Questo è stata una cosa, e forse è stata come un po' da tutte le parti, credo che sia l'unica cosa che, non è l'unica cosa, è una cosa che poi dopo si guadagna negli anni, e cercare di cambiare la mentalità a un giocatore
in base all'obiettivo. E quindi giocare per un obiettivo giusto per giocare e giocare per vincere cambia totalmente la vista. Che cosa c'è nel futuro del Rieti? E collegato a questo, perché poi non possiamo chiaramente staccarci, c'è il futuro del calcio che vive questa pandemia e questo momento incalcolabile, non avremmo mai voluto metterlo in conto proprio così. Ne parlavamo prima, e chi avrebbe mai pensato una cosa del genere, un disastro del genere, morti, tantissime persone mancate, il mondo si è fermato e adesso bisogna ripartire. E quindi da quello che leggo, da quello che sento, manca ancora poco per cercare di aprire gran parte di tutte le attività. Sotto l'aspetto sportivo sembrerebbe che la macchina incomincia ad accendersi, e poi bisogna capire i tempi per poter vedere la macchina correre, quindi che tempi ci saranno per poter vedere che ognuno di noi possiamo riprendere le nostre attività, che ovviamente è un po' un paradosso dirlo, perché c'è rispetto per le persone che sono mancate e per quelle che sono in una fase intensiva, e giustamente noi stiamo ovviamente facendo in modo di parlare del nostro lavoro, però fa parte del percorso della nostra vita. Ognuno di noi deve andare avanti cercando di fare in modo di avere grande rispetto delle persone che sono mancate, ma di guardare avanti con grande fiducia. L'ultima cosa, manda un saluto ai tifosi e a Rieti che ti ricordano sempre con grande affetto. Il tifoso del Rieti è sempre stato un tifoso che mi ha accompagnato e ci ha accompagnati, e non ci ha mai fatto mancare quel supporto, anche se, ripeto, di momenti negativi ce ne sono stati pochissimi, è stato raro. Però io credo che loro non si sono mai allontanati, loro sono sempre stati con noi dall'inizio. È una tifoseria, secondo me, contenuta, ma allo stesso tempo rispettosa, di grandi valori. Abbiamo criticato in queste ultime due stagioni, è vero, per tutte le vicissitudini che si sono alternate dentro questo stadio, però il primo artefice di quel 29 aprile è Riccardo Curci, che ha da sempre sognato e delineato il profilo di quel giorno di festa, sin dal giorno in cui il padre Francesco gli ha trasmesso la grande passione amaranto celeste. Siamo riusciti a raggiungere quello che ci eravamo prefissato all'inizio dell'anno, dopo un anno pieno di tanti sacrifici. Grazie a tutti, da Massimo al mister e a tutti quanti, grazie. La città, che diciamo, hai visto quanti tifosi che sono arrivati? È stato bellissimo, cioè vedere tutte queste persone che oggi ci hanno seguito e ci hanno incitato dal primo all'ultimo minuto è stato veramente bello. Immagini, storie, personaggi, risultati che difficilmente dimenticheremo, che difficilmente i tifosi dimenticheranno. Tutti uniti nel dire solo una cosa: Rieti, allè. Ah, dimenticavo! L'8 maggio ricorrono i 15 anni da un'altra storica promozione, quella in Serie C2. In panchina c'era Sergio Pirozzi e in campo tanti beniamini amatissimi, il Cobra Polverino, Matteo Martini, i fratelli Fabiani, ma quella è un'altra storia. Come batte, qui dal centro dell'Italia, è come un tamburo che senti distante ma che arriverà. Vedrai cambiare il vento in noi qua. E batte il cuore come batte, scende in campo lo squadrone, non è più una presa leggera, è un ciclone, un tornado sarà.